La prima riflessione che mi viene in mente, ascoltando Alberto Stampinato, è la forza e il bene che ha voluto lui a suo fratello Giovanni, che a distanza di 40 anni riesce ancora a farlo ricordare. Quindi questo è un amore per un fratello. La seconda cosa che penso, Angelo Vassallo poteva essere Giovanni Spampinato, e Giovanni Spampinato poteva essere il sindaco di Pollica, tranquillamente. I due ruoli si potevano alternare, si potevano sostituire. Quindi cos'è che mantiene unite due persone che hanno vissuto in epoche diverse, in momenti diversi, in terre diverse? Non probabilmente, di sicuro l'amore per la giustizia, l'amore per la verità, l'amore per fare le cose belle, l'amore per la cultura, l'amore per lo studio. Mio fratello diceva: studiare è importante, studiare ti permette che quando stai di fronte a un altro capisci se quello sa o non sa del suo mestiere. Lui diceva, quando girava per gli uffici delle regioni, delle province, per avere l'autorizzazione, perché per fare anche una semplice cosa tu devi avere l'autorizzazione dalla regione, dalla provincia, dalle belle arti. Lui diceva: non è che noi siamo bravi quando andiamo in questi uffici, è che gli altri non sanno nulla, perché purtroppo oggi si è combinato un abbinamento tra la raccomandazione e non saper far nulla. Questo qui è deleterio per la società e per la cultura. Questo è ignoranza. Quindi molti posti di prestigio, di valore importanti sono occupati da gente che non sa proprio il proprio mestiere. Angelo Vassallo, mio fratello, è stato ucciso il 5 settembre 2010. Questa è la fine di un uomo, però accanto alla fine chiaramente c'è anche l'inizio. Quando io sto da solo, penso il perché sia successo questo, non trovo una spiegazione. Se penso che mio padre, e devo dire meno male che è morto prima, pensate un po', se è un figlio deve pensare che il padre, meno male che è morto prima, che non ha subito questo dolore. Mio padre ha fatto la guerra del 45. Sommergibilista, ha fatto la guerra vera ed è tornato vivo. Mio nonno ha fatto la guerra del 15-18 negli Alpini, al fronte, dove mi raccontava che per lavarsi o bere l'acqua era un problema perché ghiacciava, è tornato vivo. Mio fratello in tempo di pace è morto. Io cerco di trovare una spiegazione. Ma non la trovo. I nostri politici, che dovrebbero essere delle persone elette, non soltanto dal popolo, ma anche nella mentalità e nel modo di pensare, vorrei chiedere a loro perché non vanno da mia madre, che ha 85 anni, a spiegare perché mio fratello è morto. Io non glielo so spiegare, eppure ho una laurea, una specializzazione. Io con mia madre non riesco neanche a parlare di mio fratello. Una sola volta ci ha provato e chiaramente abbiamo fatto un pianto in due. Angelo Vassallo è stato ucciso a 200 metri da casa sua, in linea d'aria. È stato ucciso da un vigliacco che l'ha aspettato nel buio. Vigliacco mille volte perché non era da solo. Vigliacco perché ha inferito sul suo corpo con 9 colpi. Vigliacco perché lui era armato e mio fratello no. Lui non è che ha eliminato la persona più in gamba della mia famiglia, il migliore. Ha eliminato il migliore di un territorio.
dove il migliore era quello, è quello che si prodiga a far sì che un territorio migliori, vada avanti, progredisca, la gente diventa, tra virgolette, più ricca, benestante. Il migliore muore anche per voi, che state lontano, pensate di essere lontani. Cos'è che unisce Giovanni Spampinato a Angelo Vassallo? Angelo Vassallo ha fatto la licenza classica, ha fatto 9 esami in giurisprudenza e poi ha fatto il pescatore. Noi veniamo da una famiglia povera, ricchi tra i poveri, perché noi qualche cosa avevamo, però le scarpe erano rotte, si mettevano i cartoni dentro le scarpe. Questo la gente, voi, noi, non lo dobbiamo dimenticare, perché i nostri genitori hanno fatto, diciamo, dei sacrifici, non voglio essere volgare, per darci un futuro migliore, e noi non lo sappiamo apprezzare, perché siamo ingannati da tanti falsi messaggi. E come diceva prima Alberto, apriamo la finestra e vediamo sempre le stesse macchine là sotto. Angelo Vassallo è stato un uomo molto in gamba, perché quando faceva l'imprenditore era un uomo molto ricco. La nostra famiglia possedeva un bar, un tabacchi, una barca di 25 metri, un peschereccio con l'acqua calda e riscaldamento. Avevamo altre 3 barche. Lui, per dedicarsi alla politica, un giorno ha preso questa decisione per andare avanti, ha venduto tutte queste cose. Un giornalista, andando a casa di Angelo, ha detto a mio nipote: ma com'è che avete questa bella casa? E che ne sai, se tu non sai fare il giornalista non puoi giudicare una persona perché ha una bella casa, devi considerare una persona per quello che ha venduto, per mandare avanti un'idea, un ideale. Angelo Vassallo ha fatto politica dal 1995. Come è sceso in politica, ha avuto una critica da tutti i giornali perché il mare era sporco. E allora lui ha fatto, è tutto documentato chiaramente, io quello che vi racconto, ha detto: ma fino adesso, in questi 30 anni, dove siete stati voi notabili che vi lamentate perché il mare è sporco? Come, scendo io in politica, io entro in politica e vi lamentate adesso che è sporco? Angelo nel 95 ha rilevato un comune dove non c'era il depuratore, non si sapeva cosa significasse l'isola pedonale, non c'era l'immondizia, la raccolta dell'immondizia, l'immondizia si buttava al mare perché il mare puliva tutto, non si sapeva cos'era un parcheggio, cos'era un'aiuola, cos'era il bene comune. Angelo in 15 anni ha portato un territorio ad essere il primo in Italia e oltre. Angelo ha costruito il depuratore come prima cosa. Il depuratore già c'era, era una struttura in cemento armato dove c'erano le capre. Lui ha attivato il depuratore e il primo giorno che il depuratore è andato in funzione, lui stava con la sua sedia a sdraio davanti al depuratore tutta la notte perché era felice perché funzionasse questo depuratore. Ha tolto l'asfalto nei centri abitati, ha lastricato tutti i paesi, ha messo piante, ha portato l'acqua potabile in tutte le case, l'acqua d'estate quando c'era l'affluenza di persone, di turisti, l'acqua scarseggiava, mancava totalmente. Adesso noi abbiamo l'acqua per lavare anche gli yacht, le macchine, non si lavano le macchine con l'acqua potabile. Lui ha fatto una condottura che le acque reflue del depuratore vengono incanalate e tu puoi utilizzare quell'acqua per lavarti la macchina e innaffiare il giardino. Voi l'avete mai sentito in qualche parte del mondo? No, ne sono convinto.
ha creato dei paesi che erano abbandonati, dove c'erano 70 persone, ha creato degli negozi, delle attività. Potete pensare che nel comune di Pollica un metro quadrato costa 10.000 euro al metro quadrato. Cioè chi c'ha 100.000, c'ha 100 metri quadrati, ha 1 milione di euro in banca. C'è stata una differenza in 15 anni, no? Ma questa è stata una distribuzione di una ricchezza in base alle possibilità che ha un singolo cittadino. Se tu investi con le tue energie, con le tue risorse, recuperi o guadagni in base a quello che tu sei capace di fare. Quindi la gente si è abituata a studiare, è abituata a migliorarsi in questo senso. Io investo e quindi ho un tornaconto. Investendo significa che tu crei economia. L'economia significa che la gente resta sul posto e comincia a lavorare e non deve andare in altre parti. In 15 anni il comune di Pollica ha vinto la bandiera blu, 5 vele di Lega Ambiente, patrimonio mondiale dell'UNESCO, parco nazionale del Cilento. E che deve fare per un sindaco? Portare una ricchezza così diffusa. Ha investito 10 milioni di euro su un porto. Sono stati investiti adesso solo 5 milioni perché sono stati fatti soltanto i lavori su una banchina sovrafflutto del porto, sono stati costruiti 30 negozi, i negozi si affittano e creano ricchezza. Nel 2010 dovete sapere che ogni paese della comunità europea presenta 90 progetti per eleggere i progetti più belli di tutta la comunità europea. L'Italia ha scelto di presentare il porto di Acciaroli e nonostante che non fosse ultimato ultimati i lavori, è stato eletto al sesto posto in tutta Europa. Quindi creare una struttura grande, portare un porto da 300 posti a 450 posti in barca, significa economia, significa innescare un meccanismo. Questa è la vera politica, ma la politica con la P maiuscola, non quella che noi vediamo in televisione, fatta da questi individui che chiaramente non so come definirli. Angelo è stato presidente della comunità montana Lento Montestella. In questa comunità, quando lui è arrivato, mi disse: io non so neanche quanto sono i dipendenti. Dopo un po' mi telefona e dice: sono 150 dipendenti e abbiamo 600 milioni di debiti, di lire. Lui in 4 anni ha portato questa comunità al primo posto in Italia, con un attivo di 1 miliardo di vecchie lire italiane. E sapete cosa è successo? Che quando c'è stato l'assemblea per eleggere il nuovo presidente, in quel giorno una signora lo chiamò al telefono e dice, la signora si chiamava Circe, come la maga Circe, dice: sindaco, lei mi ha detto che lei è ambientalista, ama i cani, e qui un cane è stato investito in una macchina, lei che non mi può aiutare perché nessuno mi dà una mano. Ve la faccio breve: lui riuscì a salvare il cane, ma perse, fu sfiduciato e quindi perse la carica di presidente e il cane si chiamò Sfiducia. Angelo Vassallo era un uomo molto intelligente, testardo, caparbio, buono, amava la vita, non certo la morte, non avrebbe mai immaginato la morte come non immaginavamo nessuno di tutti noi. Da un punto di vista politico, Angelo non è stato un politico. Se io sento politico, come se prima di idee di PD, di destra e di sinistra, mi offendete, potete anche dire, tanto non mi cambia nulla, tanto io dopo me ne vado. Angelo è stato un amministratore, l'amministratore di un bene comune. Angelo ha creato una ricchezza dove forse l'unico posto al mondo
il sindaco non era, non era visto come un avversario, ma era lo Stato che era amico. Quando lui era sindaco non riceveva dalle 8 alle 14 in comune, lui faceva il sindaco 24 ore su 24, quindi quando lui diceva per incontrare la gente devi alzare prima gli altri, li devi aspettare al bar, lui aspettava le persone al bar e gli chiedevano tutti per piaceri, tra virgolette piaceri. Questa sua attesa al bar gli costava 15-20 euro, perché lui diceva alle sue collaboratori, alle sue collaboratrici, non vi fate mai offrire un caffè, perché se offrite un caffè è già, e pagano loro chiaramente, già è un modo che vi condizionano. Lui pagava sempre e diceva, ma può darsi mai con un sindaco che guadagna, che ha uno stipendio di 15.000 euro lordi l'anno, possa spendere 15-20 euro la mattina per la colazione? Andateglielo a spiegare ai nostri politici con la P minuscola, che un sindaco con 15.000 euro lordi come fa a vivere se non si vende quello che ha accumulato prima. Angelo, per dire, amava molto l'amicizia, quindi lui diceva, per valutare l'amicizia devi mettere alla prova un soggetto e gli devi chiedere, mi dai questo metro di terra perché io ci faccio, allargo la strada, ci faccio un'aiuola, e lui te lo nega subito, e quello diventa il tuo primo nemico. Ma Angelo non pensava di avere nemici, Angelo pensava di avere avversari. Il nemico è quello che ti spara, il nemico dello Stato è quello che compra un macchinario da 2 milioni di euro e poi non lo utilizza, il nemico è quello che, dello Stato è quello che con la giacca e cravatta regola un appalto. Non deve essere per forza uno che spara un sindaco un nemico dello Stato. Il nemico dello Stato può darsi pure che sia, visto che siamo all'università, uno che più lo stipendio non ci viene mai qua, quello è il nemico dello Stato. Angelo come politico aveva soltanto delusioni. Lui prima stava con i Verdi, con un certo signor Pecoraro Scanio. Questo Pecoraro Scanio, quando c'è stato da decidere chi era il presidente del Parco Nazionale del Cilento, ha scelto un incompetente che se gli voglio dare un voto è 4, e Angelo l'ha escluso. Pecoraro Scanio è di Salerno, quindi ci può essere anche una combinazione, no? Ci si conoscono. Pecoraro Scanio ha portato un pari del titolo dal 5-6%, che in tutta Europa ha una valenza notevole, all'1%. E Pecoraro Scanio, se lo volete cercare, deve andare a chi l'ha visto, perché non sa che fine abbia fatto. Angelo Vassallo è passato senza tanti giri, la Margherita, la fusione nel PD. Nel PD ha avuto altre mazzate, come si dice da mia parte. 2 anni fa, quando ci sono state le politiche, i suoi collaboratori hanno mandato 5 mail a Veltroni, il signor Veltroni, e il signor Veltroni non ha mai risposto. Un certo momento mi ha telefonato a me un suo collaboratore, mi ha detto se conoscevo un certo Bettini, e ha detto, e chi è sto Bettini? Io non lo conosco Bettini. Bettini è la prima donna della segreteria politica di Veltroni. Qua ci sarà qualcuno del PD, meglio lo sappiate. Vi sono bene le orecchie da chi siete governati. E questo gli ho risposto, mi mandi un curriculum e un book fotografico. Mio fratello non doveva andare all'Isola dei Famosi, quei programmi demenziali che sciacquano il cervello ai nostri ragazzi, e quando tu li vedi per strada sembra che escono dalla pubblicità. Questi sono i programmi che noi vediamo. Mio fratello si è arrabbiato molto con i suoi collaboratori, perché lui non sapeva nulla di tutto ciò. Ma lui si è arrabbiato soprattutto con il Partito Democratico, che non gli ha dato neanche una risposta.
che non hanno manco preso in considerazione, adesso gli danno la sezione, il, non so come si definisce, gli danno un titolo a una sezione, ma che poter dare adesso? È troppo tardi.